il nostro territorio, che era una provincia, forse era una delle più antiche province d'Italia, che sicuramente non è paragonabile né a Vibo, né a Olbia, né a Vercelli, queste province che sono nate nel corso d'opera più per volontà politica che per esigenze territoriali, è stata cancellata. È stata cancellata, per fortuna dico io, da una nuova realtà giuridica che è stata riconosciuta dalla Costituzione, che è la città metropolitana. E noi abbiamo rispettato la legge. Se io non mi sono dimesso, quindi mi chiedevi dei rapporti, i rapporti non sono stati positivi nel momento in cui tu, da sindaco della città capoluogo, investito dal unto dal signore, e non dal signore Divino, ma dal signore Renzi, a ricoprire un ruolo senza nessuna diciamo procedura, che secondo me è democrazia, in cui la gente deve scegliere chi ti deve governare. Ecco, deve avere almeno il buon senso di avere rispetto per chi è stato eletto dal popolo. E siccome io sono stato eletto dal popolo, proprio perché eletto dal popolo devo rispettare la legge del Rio mi ha dato la possibilità di rimanere sino a giovedì scorso, e così è stato. Devo dire che il contraccolpo c'è stato, perché io effettivamente, e questo me lo ha fatto notare un po' anche la mia famiglia, il mio quotidiano, che è stato veramente una dedizione per quasi 6 anni, perché abbiamo amministrato per 5 anni e 8 mesi, per come la legge del Rio prevedeva, abbiamo amministrato questo territorio. Sebbene o male, questo purtroppo non abbiamo neanche la possibilità di verificarlo, perché il giudizio, quello degli elettori, sarebbe stato anche per me una gratificazione o una sconfitta rispetto a come abbiamo amministrato. Di certo, e vi assicuro che noi ci abbiamo dedicato anima e corpo, facendo passare un messaggio che era anche contraddire quello che si diceva ancora prima delle elezioni. Ricordate quando dice: questo è un presidente di Reggio, sarà una provincia reggiocentrica che penserà solo alla città di Reggio. Ci siamo sforzati, e lo abbiamo fatto con tantissimo orgoglio, ma anche devo dire scoprendo una realtà straordinaria che forse pochi presidenti di provincia sono riusciti a cogliere, che è la nostra provincia, cioè la nostra realtà, i nostri territori, da Stiro, da Bivongi, da Monasterace, parlando da questa parte, dall'altra parte insomma Candido, insomma, territori bellissimi che hanno delle peculiarità straordinarie. È chiaro che il contraccolpo c'è stato, perché mi sono ritrovato fino al giorno prima a dover superare emergenze come l'ultima alluvione, che è stata a ridosso del passaggio di consegne, e ritrovarmi il giorno dopo senza impegni è stato un contraccolpo. Ora ne apprezzo anche la bontà di poter fare anche, tra virgolette, intanto il padre, perché ho un bambino di 4 anni che ho trascurato completamente in questa mia esperienza, e dedicarmi un po' anche a lui, ma naturalmente il mio lavoro, che è la mia più grande soddisfazione, perché a differenza di tante altre conquiste facili, perché Sant'Agostino dice che le cose conquistate senza sudore si conservano senza amore. Io e tutte le cose ce le siamo conquistate sul campo, non abbiamo avuto dalla laurea che abbiamo dovuto sacrificare, quindi il mio lavoro e anche questo mi fa toccare con mano una realtà sul quale bisogna operare. Sono stato agli ospedali riuniti proprio ieri e vedere il reparto oncologia con pazienti che per andare in bagno devono uscire dal corridoio, quella faremo una battaglia personale. Io un pomeriggio sì, un pomeriggio l'altro sarò in ospedale a difendere gli ammalati, perché proprio loro hanno bisogno di essere tutelati. E noi abbiamo fatto una delibera di giunta, proprio l'ultima giunta che abbiamo fatto, abbiamo depositato il bilancio sociale di fine mandato. Noi abbiamo dimostrato, e questo è facilmente comprensibile, chi non vuole accettare questo vuol dire che fa solo demagogia. Noi perché abbiamo avuto un bilancio in pareggio e non abbiamo sforato il cosiddetto patto di stabilità? Perché abbiamo messo delle virtuosità nella nostra amministrazione? Perché abbiamo tagliato quasi 5 milioni di fitti? Mentre sui fitti voi sapete che c'è tutto un sistema, no, di interesse. Noi su quello li abbiamo tagliati perché abbiamo ritenuto che se noi abbiamo un patrimonio, che le stanze ad esempio a Sant'Anna nella nostra struttura sono libere, perché mantenere un fitto tipo quello che avevamo sul corso Garibaldi dell'ex provveditorato, che ci costava quasi 560.000 euro l'anno? Abbiamo risparmiato quasi 6 milioni solo dai fitti. Ultimo abbiamo lasciato un fitto che era quello del Palazzo Mauro, dove c'è la formazione professionale. Chiunque altro al mio posto dice: lasciamoli agli altri questi problemi, perché sono problemi togliere dei fitti, perché tu comunque togli anche delle risorse che erano, diciamo, anche importanti. Tu li togli dal territorio perché devi risparmiare, e questo lo abbiamo fatto. L'ultimo, proprio il primo di gennaio, noi abbiamo liberato Palazzo Mauro, che era un costo di 380.000 euro l'anno. Potevamo anche non farlo, ma il senso della responsabilità ci ha imposto questo. E poi abbiamo fatto un'altra azione troppo importante, che è recuperare dal Ministero degli Interni 50 milioni di fondi perenti,
che nelle precedenti amministrazioni non erano neanche iscritti in bilancio. Noi li abbiamo iscritti, ci siamo costituiti contro il Ministero e l'abbiamo vinta questo contenzioso. Quindi abbiamo riportato risorse nell'ente, abbiamo risparmiato sugli impianti, sui costi della luce, dei telefoni, abbiamo fatto un buon lavoro di risanamento e questo è un aspetto. Poi sulla spesa, ecco, ci confronteremo su cosa abbiamo speso, come li abbiamo spesi.